Ciao a tutti ragazzi, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi video one shot sulla beta di Inazuma Eleven Origins. A dire il vero è un po' che sto tenendo sotto d'occhio questo progetto, è finalmente uscito. In poche parole segue le avventure di David Evans e della sua Inazuma Eleven. Perché sappiamo tutti quanti che la squadra di David Evans si chiamava Inazuma Eleven. E se non sapete chi è David Evans, beh allora mi sa che dovete ripassare un po' di Inazuma Eleven. I fatti sono molto meglio delle parole, quindi vediamo questa prima beta di Inazuma Eleven Origins. Il gioco è stato creato per i fan di Inazuma Eleven e per tutta la sua community, ed è giusto così. La storia di questa Chrom non è canonica al 100%, ovviamente, è ovvio. Eccolo qua. A parte che ragazzi già vediamo... Ah sì, ok, allora, precisiamo... alcuni personaggi non sono affatto diversi se li vediamo qui nell'overworld, perché vabbè, è una beta e ci sta, per carità, assolutamente. Vediamo però come sono cambiati i mugshot. Alfred, lui dovrebbe essere... come Alfred? Ma è... è veteran? No! Ok, George. John? Chi è John? Vabbè, sì, ovviamente qua non è che possiamo pretendere anche le cinematiche, ci mancherebbe altro. Ok, vabbè, i testi sono sempre gli stessi. Sora? Carlos? Ma chi è sta gente? Ma chi? Io non li conosco questi, ehi. Allora, facciamoci un attimo un giro dei personaggi, perché mi sta prendendo il dubbio. Ok, tu? John Legend? Ma sta gente chi è? Domon, tu che dici? Carlos, vabbè. Ok, è un po' di gente che non ho idea di chi sia. Tu? No, non mi interessa. Vediamo un po'. Oh, anche il campo è diverso, più carino. Ma Winter Sea non è mai cambiato? Sempre lui? Thorn, sì, ma dai! È il padre. Bellissima questa. Ah, ma qui hanno assunto degli artisti professionisti. Insomma, voglio dire, gente che ci sa fare, cavolo. Ah. Quello è, quindi, è il giocatore che noi cerchiamo di reclutare. Sarebbe l'Axel della situazione, lui. Si chiama Gregory Smith. Bellissimo! Gregory Smith è lui! Voglio il gioco completo ora, con tutti i dialoghi! Lo gioco pure in spagnolo, se necessario. Ma diamo un'occhiata, però. Guarda che bellini! Abbiamo David. Balding... Mi ha esploso il cervello. Mi ha esploso il cervello. Lui? Che tra l'altro non dovrebbe esistere qui. Perché... per motivi di trama. Perché, se vi ricordate, Balding è il presidente della Foxshore. E lui dice che David se n'è andato da Fukuoka per inseguire il suo sogno di diventare calciatore. Quindi... o siamo ancora a Fukuoka, ma per motivi di beta non è stata inserita. Oppure, boh, Billy Horse. Ah, il padre di Chester Horse! Lui è senior, è il padre del padre, è il nonno! Figata, ragazzi, che figata! Che figata! Gale, però non me lo ricordo chi è Gale. Che reference è Gale? Non mi viene in mente ora chi è Gale. Eccolo! Eccolo Dark! Eccolo! Ehi, ci siamo. Carlos Segarra. Ma sono anche allenatori. Eccolo, eccolo quello della Shuriken, va? Sora Leone, ok. Il preside! Il preside Firewheel! Billy Horse, ok, proprio senior, senior. Alfred Veteran, ovviamente, come avevo già detto. Balding Foxshore. Ma io questo qua non mi ricordo da dove cavolo viene. Mamma mia. Chi è sta gente?
Matteo. Ah, ok, ok, sì, sì, lui, lui. Spark Jackson. Questo qua pure è della... Però questo sta con la Shuriken. Forse il nonno. Ok, Tom. Wow. Ma sta gente, oh. Accidenti. Cazzato quello. Zapatazzo dual. Zapatazzo? Gol comunque, non è che... Ragazzi, ora entra Gregory Smith in campo, dai! Mano celestial! E Pinguino Imperator numero 2. Ah, più belletto questo, non so perché. Mi pare più bello. Si vede proprio il pelo giallo, invece in altri giochi no. Pinguino Imperatore. Bello però che danno il colore... Come nel Galaxy alle... E anche in Chrono Stones. Alle tecniche. Danno il colore dell'elemento. Mi piace. Guardalo. Guardalo come se la corre. Ora mi tocca a me. Vamos. Tiro dinamita. Noi ce ne andiamo. Devo ammettere che è davvero carina la bet. Ma quello... Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Noi Gregory Smith ce l'abbiamo in squadra. Questo chi è? Ma chi è? Chi è mo questo? Qui inizia appunto la storia di Raven Evans e della prima in Azuma Eleven. Il nome della squadra. Il nome della squadra è Harry Visti. Ma che dire? Insomma, ragazzi, non è male. Non solo hanno cambiato i mugshot, ma hanno anche cambiato i modelli. È un lavoro fatto bene. Anche i dialoghi. Alcuni dialoghi sono diversi, ci sta tantissimo sta cosa. Davvero, davvero fatta bene per essere una beta. Beta 0.1, cioè proprio lì, è una pre-alpha. La 0.1, è una pre-alpha, neanche una beta. Quindi davvero l'impegno ce lo stanno mettendo, vogliono far vedere che ci stanno mettendo impegno. È fatta dai fan per i fan. Perfetta, perfetta. Comunque sia, in descrizione vi lascio il link al video su come scaricarla. È un video di Adri Silver, quindi è in spagnolo, ma in descrizione c'è il download, quindi la trovate subitissimo. Ragazzi, davvero davvero carina, non vedo l'ora di scoprire come si evolverà, perché comunque sia, Adri Silver a quanto pare ha detto che nel Discord stanno già parlando di una nuova beta, quindi aspettiamo. Sono molto contento di averla provata. Sì, anche che i fan continuano a sostenere la Zoom Eleven, certo.